Michele Forino, monarchico storico genovese e un addio quello alla regina Elisabetta II, che fa riflettere per la storia che ha rappresentato questa donna, ma anche per quelle che possono essere le sorti della monarchia in futuro. Lei reggeva non soltanto quella inglese, ma anche l'immagine della monarchia nel mondo. Sicuramente un altissimo valore simbolico, non solo, scusi, ma mi emoziono quando penso a Sua Maestà, ma non solo per i britannici, ma per tutti i monarchici del mondo, anche quelli italiani. Saremo forse anche pochi, però devo dire che noi rappresentiamo una fiammellina accesa, non siamo egoisti, la fiammellina accesa rimarrà anche dopo di noi. E quindi vedremo, l'importante è tenere vivo questo sentimento, fermo restando l'assoluta fedeltà allo Stato italiano, alla Repubblica. Ciascuno di noi ha fatto anche il militare, quindi abbiamo giurato fedeltà e rispetteremo il nostro giuramento. Carlo III, che re sarà? La monarchia è un'istituzione, prescinde dalle persone, a mio parere, è proprio un aspetto istituzionale. La cosa bella è che monarchia è tradizione nel senso letterale. Cioè noi riceviamo in consegna dai nostri maggiori un qualcosa, un'esperienza che noi trasmetteremo ai nostri minori. Carlo avrà questo ruolo di consegna e sono sicuro che attraverso la struttura, perché la monarchia è un'istituzione, quindi anche un apparato, saprà ben interpretare seguendo le consegne che gli sono state date dalla mamma. C'è chi la considera un'istituzione anacronistica, considerati i tempi. Sicuramente esiste questa opinione di maggioranza, però è curioso che le parti più progressive e forse anche progressiste della nostra Unione Europea hanno una struttura monarchica. Pensiamo alle democrazie scandinave, alle monarchie del nord, quindi vuol dire che effettivamente qualche utilità per il moderno sussiste, e direi che una essenzialmente, il fatto che esista un'istituzione che rappresenti un interesse generale. Noi siamo abituati in democrazia, come giusto che sia, che ci sia uno scontro tra interessi legittimi contrapposti. L'istituto monarchico è al di sopra, deve riuscire a trovare quel filo conduttore che mantenga questo interesse generale uguale per tutti, indipendentemente dal ceto, dalla ricchezza o meno, o dal ruolo svolto nella società. La famiglia reale inglese è stata travolta più volte da scandali, problemi. Quello più importante, insomma, fu la morte di Lady Diana. Quanto può aver intaccato nell'immaginario popolare questi scandali? Sì. Ad esempio, all'epoca Lady Diana, cioè la morte di Lady Diana, fu un grande contraccolpo popolare in Inghilterra. Forse soltanto la regina fu quella in grado di sopportare tanto colpo. Sicuramente sì, come qualsiasi altra istituzione sono le persone poi che le vanno ad interpretare, ma Elisabetta II ha saputo cogliere in questo passaggio che è stato indicato un momento critico sicuramente per l'istituzione monarchica, ma avendo colto in pieno quella che è stata l'importanza di Lady Diana e l'importanza proprio nell'interpretare questa istituzione, ha saputo raccoglierne il testimone e migliorare nettamente il funzionamento della monarchia britannica, tant'è vero che penso che oggi sia il momento più alto, massimo, devo dire anche di considerazione complessiva anche al di là del Regno Unito, della funzionalità, almeno nel Regno Unito, di questa istituzione.